è sempre stato il mio pensiero, indossare la maglia numero 10 ed essere capitano a Roma, perché ho sempre tifato questa maglia, questi colori, e la indosso con orgoglio, la indosso con la semplicità di essere romano e romanista e onorarla nel mio regno. Era il 27 settembre 1976. A Roma, più precisamente a Porta Metronia, nasceva un bambino di nome Francesco. A distanza di anni, diventato ormai un calciatore della squadra per la quale ha sempre tifato, ha dimostrato sul campo di avere le qualità che l'hanno reso un fuoriclasse. Anche se non fu così semplice. Infatti, ancora giovane, rischiò di passare alla Sampdoria, praticamente cacciato dall'allora tecnico Carlos Bianchi. Quel giorno il mister andò dal presidente Sensi ed esclamò: "O Totti o me". La risposta la conosciamo un po' tutti. Iniziò così la storia d'amore più bella di tutti i tempi. Spero che quel giorno non arrivi mai. Quante volte ce lo siamo detto un po' tutti e quante volte pensavamo a malincuore che fosse giunto il momento. Eppure, tu hai sempre risposto sul campo a tutti. Dal "ma dove pensa di andare sto ragazzino" ai tempi di Bianchi, al "è finito" che come un ronzio ci accompagna da oltre 10 anni, passando anche per il famoso "fuori da raccordo non lo conosce nessuno" da parte dei nostri simpatici cugini biancocelesti. E sui laziali vorrei aprire una parentesi, guarda un po'. Eh sì, perché comunque nel loro piccolo, molto piccolo, hanno voluto omaggiarti. E non era mica scontato dagli odiati rivali di una vita. Sai, Francè, scusa se mi prendo sta confidenza, ma d'altronde siamo romani, volemose bene. Io, come probabilmente la maggior parte delle persone che staranno guardando questo video, e quindi parlo anche a nome loro, ho iniziato a seguire il calcio per te. Banale, romantico, scontato, forse, ma è la verità. Da piccolo non ero un appassionato di questo sport, anzi, ne ero completamente indifferente, anche se dirlo oggi fa un po' strano. Di essere un altro Giuseppe Giannini, una carriera tutta. Nel momento in cui le bandiere proprio ormai. Romano di Roma penso che Romano di Roma. sarebbe ancora più bello. Poi un giorno, nel lontano 2008, un po' casualmente, vidi una partita con mio papà, che da quel momento in poi sarebbe diventata una delle tante. Ma in particolar modo notai un signore col 10 sulle spalle ed una fascia al braccio, Francesco Totti. Mano a mano che il tempo passava, tu diventavi la mia droga, sempre di più. Parliamoci chiaro, tutti i miei coetanei sarebbero voluti diventare come te, sarebbero voluti diventare Totti. Però per me era diverso. Volevo imitarti in tutto e per tutto, dal taglio di capelli al modo di giocare, anche se con scarsi risultati. Eppure, in qualcosa sono riuscito a raggiungerti. Eh sì, perché esattamente come te non ho mai mollato. Mai. Nemmeno quando, dopo un gravissimo incidente per il quale ho rischiato l'amputazione di una gamba, sono stato costretto in un letto di ospedale per diverso tempo e mi sono visto strappare il mio più grande sogno, il calcio. E anche lì tu in qualche modo sei riuscito a starmi vicino. Magari non lo sai neanche, magari non te lo ricordi o magari non ci hai mai fatto caso. Ma comunque, grazie al papà di una mia compagna di classe, nonché un tuo grande amico, e ti parlo di Gigi Di Biagio, mi hai fatto arrivare un bellissimo regalo, ovvero la maglietta ufficiale di quella stagione con la tua dedica. Madonna, quant'ero brutto! Oh, levate sta foto! Ah, vuoi sapere com'è finita?
Beh, che grazie a quell'incidente mi è nata una nuova passione che tuttora cerco di coltivare qui su YouTube. E per quanto riguarda il calcio, beh, a livello agonistico sì, ho dovuto abbandonare, però il calcio in generale, la mia più grande passione, non me la sono fatta mai togliere. E infatti ho continuato a giocare un po' di testa mia con i miei amici. Perché dimoselo, Francè, a noi non piace farci dare ordini, non ci sta bene che sia qualcun altro a dirci di smettere. Smettere di fare qualcosa che ci piace, quello che ci riesce meglio, solo che a volte bisogna farlo, anche se è dura, molto dura. È semplicemente il ciclo della vita che prima o poi ti presenta il conto, purtroppo o per fortuna, ma in questo caso direi più la prima. Oggi, 28 maggio 2017, tu smetti. Smetti e ti porti via un'era, l'era più bella dei tifosi romanisti della mia generazione, senza dubbio. Con te se ne vanno i sogni di essere Totti, con te se ne va il concetto di bandiera. Però non devi essere triste, nessuno di noi deve esserlo. Per carità, lo sappiamo tutti che non volevi che finisse così. Saresti voluto arrivare tu a prendere questa decisione, e invece sei stato trattato in maniera incoerente e vergognosa. Ma come stavo dicendo, non devi essere triste. Anzi, tu devi essere orgoglioso di quello che hai costruito. Devi essere preso come punto di riferimento, non solo dagli sportivi, ma in generale come persona. Fino alla fine hai preso a calci quel pallone come fosse un orologio e l'hai preso a calci talmente forte che sei finito per romperlo così che il tempo si è fermato, per aspettarti e per omaggiarti, per farti capire che nulla è impossibile se ci credi davvero e hai la giusta determinazione. Hai onorato per un'intera carriera i colori che hai sempre amato, non te ne sei mai andato. Tu sei diventato il re di Roma, altro che il Libano Erdandi. E puoi stare tranquillo. Perché anche se in maniera concreta non indosserai mai più la maglia della Roma, le tue giocate e i momenti meravigliosi che ci hai fatto vivere riecheggeranno per l'eternità. Adesso pensa solo a questa nuova avventura, qualunque essa sia, e ricordati. C'è solo un capitano per sempre. I futuri ce ne sono tantissimi qua. Io non ho avuto la possibilità di fare questo master, fortunatamente, se no non so se l'avessi preso. Però